Ciao, sono Fabio, sono il presidente dell'associazione Art du Déplacement Roma, ADD Roma, e qua con me c'è Maurizio. Ciao a tutti, io sono Maurizio, un altro dei coach di ADD Roma. Un altro dei coach. E la nostra associazione si occupa appunto di ADD, di parkour, più conosciuto come parkour. Mi sembra giusto cominciare a spiegare un attimo un pochino meglio cos'è proprio questa disciplina. È una disciplina sportiva che nasce verso la fine degli anni Ottanta nelle banlieue parigine di Lys-le-Devry, da un gruppo di ragazzi che si chiamava e si chiama anche oggi Yamakasi. È interessante notare che già il termine Yamakasi è una parola di origine africana, del dialetto Lingala, che vuol dire uomo forte e spirito forte, però ha delle sonorità che sono un po' orientali. Questo è un po', diciamo, a simboleggiare l'aspetto multietnico e multiculturale che era proprio del gruppo, ma proprio dell'ambiente, del background che ci avevano tutti quanti. Un piccolissimo accenno di storia dei nomi, perché poi c'è ADD, free running, parkour. Diciamo che all'origine il nome della disciplina era stato arte dello spostamento. Poi il gruppo si divise in piccoli sottogruppi e nel 98 David conia il termine parkour, che diciamo un po' più successo mediatico perché sfruttò già da subito la forza, la potenza di internet. Infatti siamo proprio a cavallo della nascita di internet. E di tutto il resto, quindi di YouTube, di video, eccetera, eccetera. Per questo ha avuto una diffusione esponenziale in quegli anni delle origini, diciamo. Nel 2003, invece, scusate, l'accezione che definiva il termine parkour era un pochino più di efficacia, efficienza del movimento, un po' più settoriale, diciamo, un po' più specifica dell'arte dello spostamento. Nel 2003, poi fu Cannes, che è un altro degli originari ex fondatori, si divise, fece un documentario che si chiama Jump London, e da lì coniarono il termine free running, che ad oggi ha un'accezione che è un po' più sull'artistico e sulla spettacolarizzazione della disciplina. In realtà all'inizio era semplicemente un rendere più gradevolmente anglofono per appunto gli inglesi il termine parkour, che era un po' troppo francese, sai che non corre buon sangue fra le due nazioni. E comunque sia, l'ADD è una disciplina sportiva che è finalizzata, diciamo, al superamento degli ostacoli e sviluppa salto, corsa e arrampicata, che sono le tre forme di motricità che ha l'uomo, l'essere umano. Studiamo ed alleniamo il corpo, diciamo, per avere una muscolatura che ci protegga durante la pratica e anche che ci renda più performanti, per cui se devo correre più veloce, se mi devo arrampicare meglio, insomma, per aumentare la performance e anche il controllo del corpo. Studiamo e alleniamo la mente per avere più resistenza mentale, consapevolezza, costanza nell'allenamento, gestione delle emozioni, come ad esempio la consapevolezza di come si reagisce alla paura. Banalmente, praticando, uno si può trovare in una condizione in cui deve decidere se saltare o non saltare da quel muro. E se conosco, quindi se ho allenato questa consapevolezza, sono in grado di decidere se saltare o non saltare, se la paura è quella sana che mi fa focalizzare e mi fa rendere meglio, o se è quella paura invece troppa che mi blocca e che andrebbe ad avere delle conseguenze traumatiche, drastiche. Altra cosa importantissima è lo studio dell'ambiente, cioè, per esempio, studiare i materiali che si usano, cioè saltare su un muro di cemento è diverso di saltare su un muro di tufo, per esempio, piuttosto che saltare su o utilizzare una sbarra di metallo. E oltre ai materiali in sé, anche le condizioni di questi materiali, per cui se è bagnato, se è asciutto, se è caldo, se è freddo e tutto quanto. Tutto questo fa parte appunto dello studio dell'ambiente. E queste cose, quindi studio di corpo, mente e ambiente insieme, danno vita a quello che è l'arte dello spostamento, il parkour.
Altra cosa fondamentale è come dire, l'aspetto artistico, perché comunque è una forma d'arte, è una forma di espressione artistica, cioè i movimenti del praticante che si muove nell'ambiente, sono come dire, come le pennellate di un pittore su una tela, no? E creano un'opera d'arte che è viva, che vive e si muove nell'ambiente. Ed è espressione della sensibilità, delle capacità e dell'estro del singolo praticante, ma del singolo praticante in quel preciso momento. In maniera proprio brutale, perché io, diciamo, vengo da degli studi biologici, quindi mi sono sempre posto questa. Cioè, ho sempre cercato di interpretare questa disciplina anche da un punto di vista un po' personale. Credo che sia fondamentalmente la naturale propensione dell'uomo al movimento. Cioè, quello che naturalmente l'animale essere umano dovrebbe sviluppare, le competenze che l'animale essere umano dovrebbe sviluppare in un contesto naturale, cioè dove queste capacità poi sarebbero discriminanti agli occhi di, che ne so, conoscere il proprio ambiente, sfruttarlo per avere magari risorse di cibo oppure per sfuggire ai predatori. E questo impulso ancestrale che abbiamo non può essere sopito e viene fuori nel posto dove viviamo, nel nostro habitat. E ad oggi il nostro habitat è spessissimo la città e vista la densità di popolazione, ancora più spesso nelle periferie, visto che c'è così tanta gente. Esatto, cioè nel senso quello che vi ha raccontato Fabio fino adesso, vi ha raccontato un pochino la storia del pennello, la storia dell'atleta, dell'atleta artista, del movimento all'interno della città. E io invece, venendo da un background di studi più relativi all'architettura, vi vorrei raccontare un pochino la tela, quindi la città. Tutta la narrazione sul parkour, il racconto della storia del parkour non può venire fuori senza parlare della città e del rapporto che c'è fra questa disciplina e, la, e la, le nostre città, le nostre, in particolare vedrete, approfondiremo il discorso delle periferie, perché questo è uno sport che nasce all'interno, anzi è una disciplina, scusatemi, corretta, è una disciplina che nasce all'interno della città, non nasce da rivoluzioni ancestrali o sviluppi di cose passate. Questa è, per me, è una disciplina che nasce fortemente all'interno della città. E nasce quando e come? Nasce verso gli inizi degli anni Ottanta, proprio in una periferia. Nasce nelle periferie di Parigi, quando il racconto che faceva Fabio sugli Yamakasi, che all'epoca non era nient'altro che un gruppo di adolescenti, e anche tutti adolescenti, fra l'altro. Alcuni dei membri più giovani degli Yamakasi, quando iniziano negli anni 80, 80, avevano 6 anni, 7 anni. Quindi erano un gruppo super eterogeneo fra adolescenti, preadolescenti e ragazzi, perché c'era anche qualcuno più grande, che viveva nella periferia parigina. Che cosa accomunava questi ragazzi che vivevano magari uno a sud nella zona di Évry e Lys, uno a nord nella zona di Sarcelles, che sono due città, perché sono proprio due città satellite di Parigi, come per Roma possono essere, non lo so, Pomezia, Montrotondo, Tivoli, diciamo, stiamo parlando di questo raggio di azione. Cosa hanno in comune questi ragazzi? Oltre a vari, ovviamente, legami di amicizie, familiari che li hanno portati a conoscere, hanno in comune il fatto che entrambi, tutti quanti, si trovavano a crescere e a vivere all'interno di questo contesto postmoderno che è stato tutto lo sviluppo delle città satellite all'intorno di Parigi. Parigi dal periodo haussmanniano in poi, dalle grandi rivoluzioni architettoniche di Haussmann, inizia ad espandersi e quindi Parigi, il nucleo della città, viene protetto come nucleo storico, come nucleo inattaccabile, ma tutta la grande popolazione che arrivava dalle colonie, dalle persone che ritornavano dalle colonie, dagli immigrati, avevano bisogno di posti dove essere messi, posti dove andare a lavorare, perché erano la grande forza lavoro che
che poi dava che sosteneva la città di Parigi. Quindi che cosa succede? Tra gli anni 50 e 60 si iniziano a creare tutte queste città satellite e le persone che si ritrovano a relazionarsi con queste realtà architettoniche, che sono realtà architettoniche che derivano dalle correnti postmoderne, brutaliste, si trovano in questa grandissima giungla di cemento. Se andiamo a vedere come sono fatte Évry-Lys, ma anche Sarcelles, che era a nord, era più vicino alla foresta, sono molto, 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 molto simili alle periferie dove noi siamo cresciuti. Mi viene in mente Tor Bella Monaca, dove è cresciuto Fabio, mi viene in mente Vigne Nuove, Val Velaina, dove sono cresciuto io. Comunque sono tutti sviluppi molto similari. E c'è un motivo per il quale il parkour nasce in questo contesto. Perché questo contesto è l'embrione del movimento che oggi facciamo noi adesso? Perché questi ragazzi, che all'epoca non avevano tanti altri sbocchi, perché fondamentalmente si ritrovavano a vivere in un contesto molto, molto difficile, molto complicato, sia a livello familiare, sia a livello societario. Che facevano? Uscivano per strada e quello che avevano lo utilizzavano. Immaginate un gruppo di ragazzi che non aveva i mezzi per potersi permettere i circoli o le grandi palestre, o gli sport che facevano, che interessavano magari agli altri ragazzi della loro età. Loro decidono che in quel momento vogliono sviluppare tutto questo che per loro è un nuovo mondo, no? Questo mondo all'avventura, alla ricerca, alla scoperta di nuove cose, salti, arrampicate, tutto quello che poi diventerà il mondo del parkour, e decidono di farlo con quello che hanno, nient'altro. E quello che hanno in quel momento è l'architettura della loro casa, della loro periferia dove vivono, dei luoghi dove vivono. Quindi iniziano ad allenarsi a Évry e Lys, che sono assolutamente delle periferie postmoderne piene di cemento, quindi piene di travi, piene di pilastri di cemento, piene di blocchi, di materiale molto grezzo, materiale molto, molto duro. Iniziano ad allenarsi nella foresta di Enkhuizen, al nord di Sarcelles, che è una foresta molto in prossimità con la città, quindi cercano di comunque portare fuori anche dal loro piccolo questo nuovo movimento che è il parkour, ma finiscono per tornare sempre nella periferia, finiscono per tornare sempre in questo grande blocco di cemento che in realtà per loro è la cosa più funzionale, perché gli presenta una quantità di sfide, una quantità di challenge, poi scopriremo che loro le definiranno challenge, una quantità di sfide che si possono autoimporre, sulle quali possono testare i loro metodi, sulle quali possono testare le loro forze, svilupparsi, allenare. E lo possono fare semplicemente utilizzando la città. E questo, se ci pensiamo, è un metodo assolutamente, assolutamente nuovo per l'epoca, assolutamente rivoluzionario di vedere la città, che è quello che succede ancora tutt'oggi a noi praticanti di parkour. Noi che pratichiamo parkour abbiamo la fortuna di poter vedere alcuni luoghi della nostra città con degli occhi completamente diversi, perché quello che può sembrare un banalissimo muro, magari un muro piatto, grigio, di cemento, che per una persona normale può non avere nessun tipo di interesse o particolarità, magari a un atleta di parkour fa venire in mente un'infinita vasta di gamma di movimenti, di azioni che potrebbe intraprendere, di allenamenti che potrebbe farci. E tutto questo è un approccio sicuramente quantomeno nuovo, quantomeno diverso, a degli spazi che un pochino di quell'approccio, di quel vigore, di quella necessità di impegno, attivazione, un pochino stavano intrinsecamente perdendo, perché le periferie pian piano stanno perdendo questo tipo di attrattiva, no? E invece il parkour ce lo ritrova, ce lo fa rinascere. Quindi è proprio una visione differente del luogo, della periferia in cui abitiamo, viviamo, che quello è forse una delle cose più belle che ci regala la periferia, e forse una anche delle cose che più ha avviato la nostra storia come ADD Roma, perché proprio da una periferia siamo partiti. Sì, proprio dalla periferia di Tor Bella Monaca, appunto. E praticamente forse era il 2004, più o meno circa, ho cominciato. E pian piano negli anni poi ci siamo incontrati, abbiamo incontrato persone, ci siamo allenati insieme e alla fine abbiamo creato l'associazione ADD Roma nel 2013. L'associazione è composta da uno staff di
con variegate competenze. Io per dirti appunto sono un biologo, Maurizio che è architetto, poi abbiamo un'infermiera, scienziati motori, un osteopata, ingegneri, insomma un sacco di gente che cerchiamo di poi trarre da tutto questo, da questo ventaglio di conoscenze, ognuno trae la sua e mettiamo nel calderone insieme tutto quello che può essere utile a qualcosa, a che cosa. Perché oltre a, ovviamente noi facciamo corsi, cioè abbiamo i corsi, facciamo delle lezioni, facciamo lezioni dimostrative, facciamo spettacoli anche, ma da sempre abbiamo un'attenzione particolare all'aspetto sociale. Questo perché abbiamo notato da subito che il parkour è un ottimo mezzo educativo e soprattutto per sua natura è un ottimo mezzo per l'educativa di strada. Ovviamente come ogni disciplina sportiva c'è un fortissimo impatto valoriale ed educativo sui ragazzi che la praticano. E ad esempio uno dei valori che passa proprio immediatamente è quello del rispetto. Rispetto di sé per poter praticare bene e a lungo nel tempo. Quindi non cerco mai di appunto il superare i limiti non si superano. Ci si allena per spostare un po' più là il limite, ma superato il limite vuol dire che mi sono fatto male. Rispetto, dicevo, anche degli altri, che siano i compagni d'allenamento con i quali si condivide un'esperienza profondissima, cioè si lega veramente tanto con i compagni d'allenamento, si diventa quasi fratelli, e, dai quali si prende aiuto quando ce n'è bisogno, ai quali si dà aiuto quando ne hanno bisogno, ma anche verso gli altri, verso la comunità dei non praticanti, perché comunque siamo immersi in una società con cui condividiamo quello spazio di cui parlavamo prima, no? E altra cosa è il rispetto del luogo, cioè impariamo a vivere il posto dove siamo nati, non come un imposto dal caso perché ci sono andato qui, allora mi tocca stare qui, ma è un posto che io ho scelto come sede, come casa della mia pratica, della mia disciplina. E altra cosa importantissima è che il parkour è molto semplice, non ha bisogno di grossi costose attrezzature o particolarissimi capi d'abbigliamento, non so, o playground specifici. Usciamo sotto casa e quello che c'è lo usiamo, insomma le barriere architettoniche che c'è, l'arredo urbano che già c'è, lo usiamo a nostro vantaggio, si reinterpreta solamente il suo utilizzo. Diciamo che all'inizio l'intervento sociale, quindi parlo davvero del 2000, forse 5, 2006, è stata un'attività che ho cominciato veramente in maniera spontanea, non era strutturata, andavo per strada e cercavo di passare competenze agli altri ragazzetti che c'erano appunto per strada, però mi sembrava già all'epoca una cosa giusta cercare di dare una prospettiva diversa, un'alternativa ai ragazzi, perché spesso in questi contesti il problema è che vivono, sono immersi in una realtà che è violenta e che è un po' povera culturalmente, diciamo. Quindi non vedendo, non avendo la possibilità di un'alternativa, si è incanalati e si è direzionati per forza di cose lungo una strada. Invece uno dei mezzi che, cioè ognuno poi combatte col mezzo che c'ha, io quello che mi sembrava giusto dare all'epoca era questo, quindi ho cominciato a dare un'alternativa appunto per non spaccare, invece di stare sotto casa a spaccare i cassonetti e dargli fuoco, potremmo sfruttare i muretti per divertirci, per allenarci, eccetera, eccetera. Poi pian piano, ovviamente, con gli anni, con l'esperienza, con la formazione che mi sono andato a cercare, questo metodo si è strutturato. Fra l'altro io la formazione, quella più importante che ci ho avuto, è stata proprio con gli Yamagasi. Sono andato lì a Parigi e mi sono allenato con loro e quando sono tornato proprio respiravo un'aria diversa, proprio, vabbè, è stato molto importante, diciamo, nella mia formazione. Questo metodo, diciamo, che ho cominciato a fare sempre più strutturato e ho cominciato da Torbella Monaca, pian piano risultava valido, funzionava, piaceva ai ragazzi e è stato notato anche da altre realtà, tipo avevo degli amici che lavoravano in centri di aggregazione giovanile. Mi hanno chiesto di fare interventi in altri quartieri, quindi abbiamo cominciato a aprire corsi a, che ne so, a San Basilio,
a Ponte di Nona, a Quartaccio, e anche ovviamente a Quarticciolo, che è uno dei più importanti, perché poi abbiamo incontrato lì delle realtà che già loro, tipo la Palestra Popolare di Quarticciolo, già loro avevano una forte esperienza pregressa e con le quali abbiamo legato molto e stiamo avendo un vero rapporto di collaborazione. Tant'è vero che ultimamente siamo entrati nella comunità educante, abbiamo creato insieme la comunità educante di Quarticciolo, con la quale facevamo i corsi per i bambini lì a Quarticciolo, e ultimamente abbiamo realizzato il parco Modesto di Veglia, cioè praticamente abbiamo preso un parco che era in disuso e tutti insieme l'abbiamo riqualificato. Noi nello specifico abbiamo costruito, allestito un playground per potercisi allenare. Un playground di parkour, ma un po' per qualsiasi tipo di allenamento uno voglia fare. E abbiamo collaborato anche, per dire, col teatro di Quarticciolo. E tutto questo negli anni ci è valso un sacco di riconoscimenti anche. Nel 2013 ci hanno dato il premio Pasolini per le periferie. È stata, diciamo, il primo grosso riconoscimento dall'esterno proprio per il parkour. È stato il primo scalino per essere sdoganati in maniera ufficiale. E più il tempo passava e più il valore della disciplina veniva riconosciuto sempre di più. E per dire, poi nel 2015 ci chiamano a Cagliari, anche nel quartiere popolare di Sant'Elia, dove facciamo un workshop insieme a Loran, appunto, che è uno degli Yamakasi. E quindi andiamo lì, io e Loran, a fare questo workshop. È un'altra cosa che è stata una parte bella, pure emozionante e importante. Ecco. E dopo tutto ciò, anche. Quindi dicevamo che col tempo sempre più realtà si interessano a questo metodo, a questa nuova disciplina. E a un certo punto anche Save the Children ci contatta e cominciamo a collaborare in due punti luce in realtà, quello a Ponte di Nona e quello a Torre Maura. E poi chiedono collaborazioni anche per quello di Ostia ed altri. Con gli anni Save the Children, che comunque è molto richiedente, diciamo, sotto alcuni punti di vista, verso gli operatori. Nonostante questo, ci siamo piaciuti tanto, tanto che nel 2018 mi hanno chiamato e mi hanno invitato come relatore al forum nazionale per la povertà contro la povertà educativa, che c'è stato qui a Roma, dove ho spiegato un po' a tutti quanti questo metodo e questa nuova disciplina, nuova per loro. E da lì in poi, diciamo, anche altri punti luce sparpagliati per l'Italia hanno cominciato a reclutare, dei tracciatori per fare delle attività con l'educativa di strada. Però se devo pensare, in effetti, all'esperienza più forte che ho avuto, e senza dubbio è stato il progetto culturale di cooperazione internazionale che abbiamo fatto a Gaza, un progetto di scambio e formazione. Gaza, che è fra le più iconiche periferie del mondo. E lì, tramite l'ente di promozione WISP, sono stato chiamato insieme a un altro ragazzo, un altro formatore, per fare al centro VIC di Gaza, intitolato a Vittorio Arrigoni, per tenere dei workshop e delle lezioni ai ragazzi Gazawi che proprio avevano richiesto un qualcosa di questo tipo. Quindi siamo andati per fare dei workshop, lezioni e per, diciamo, impostare il lavoro per futuri istruttori. E quello che posso dire è che la questione palestinese, vista dal vivo, fa proprio tutto un altro effetto. Cioè, entrare nella striscia di Gaza è un'odissea. Praticamente ci sono 1.000 controlli da fare, prima, durante e dopo, sia da parte di Israele, ma anche da parte di Hamas, che c'ha il controllo della striscia, diciamo, quindi sia dall'esterno che dall'interno. La sensazione proprio più chiara che uno ha è proprio quella di entrare in un carcere, sostanzialmente.
solo che è un carcere enorme, è una nazione carcere. E noi siamo entrati, che era nel 2014, e era l'inverno successivo a una delle operazioni militari che svolte dall'esercito israeliano, che era quella chiamata margine protettivo. E ti dico la verità, questo margine protettivo è stato praticamente un radere al suolo metà della striscia. E noi siamo arrivati lì e c'era metà della striscia, era stata rasa al suolo. C'erano acqua ed elettricità che erano razionate. Insomma, è stata un'esperienza pesante. Una delle note positive è stata che abbiamo fatto una lezione nell'università di Al-Aqsa e praticamente siamo riusciti a fare una lezione, dato che con noi c'era una ragazza che praticava parkour, abbiamo fatto una lezione uomini e donne insieme, nel senso nello stesso spazio, anche se in due gruppi diversi, cosa che non è per niente banale, scontata, comunque in uno stato islamico. E, insomma, è una situazione bella complessa, difficile. E quello che ho notato è che con l'embargo non sono solo i generi alimentari o quegli edili, che fra l'altro importantissimi, che mancano, o le medicine, anche importantissime, che scarseggiavano, ma quello che ho notato è stata proprio la fame di comunicazione con l'esterno. Cioè, questi avevano una voglia matta di dire e di sapere. Cioè, lo scambio di culturale, esattamente, proprio, era la più grande delle necessità che ho percepito lì. E, diciamo, la cosa che hanno fatto, che come dicevo prima, ognuno combatte con i mezzi che ha, e i ragazzi di Gaza hanno usato il parkour, magari un po' sacrificando tutto l'aspetto un po' più introspettivo, valoriale, quindi si sono buttati sull'iperspettacolarizzazione, ma appunto perché hanno trovato un megafono gigante per farsi notare al mondo esterno, per farsi riconoscere, dal mondo, sì. Sì, questo fatto della riconoscibilità in realtà è una cosa fondamentale un po' per tutti i praticanti di parkour, perché a tutt'oggi ancora il livello di conoscenza che ruota intorno alla nostra disciplina, che ruota intorno al parkour, non è così in realtà profondo o radicato come si può pensare dopo, magari, soprattutto perché è una disciplina comunque giovane, cioè dagli anni 80 sono passati meno di 50 anni, quindi la conoscenza che c'è della disciplina è molto legata all'immagine che ne traspare dai media, fondamentalmente, quindi dai giornali, dai telegiornali all'inizio, e negli ultimi 15 anni dai social media, da YouTube. Quindi molto spesso quello che viene fuori della nostra disciplina è un'immagine un pochino distorta, perché ovviamente in tutti i media tira maggiormente la parte più spettacolare, la parte più anche spendibile del parkour, quindi i grandi salti, le grandi acrobazie, le grandi cose all'interno della città, senza però mai andare a parlare, a ragionare su effettivamente tutto quello di cui abbiamo parlato, tutto il lavoro che c'è dietro, tutta la dedizione, tutta la questione della valutazione del rischio, della conoscenza del proprio corpo, del fatto che tutto quello che facciamo non è mai una cosa pericolosa di per sé, cioè nel senso è rischiosa di solito quello che facciamo, ma sono situazioni di rischio nelle quali noi decidiamo di metterci, decidiamo di arrivarci dopo lunghi periodi di preparazione, di studio, quindi tutto questo molto spesso non viene fuori, tutto quello che c'è dietro, e quindi adesso quello che noi viviamo attualmente come praticanti di parkour, coach di parkour, un'associazione di parkour che lavora in Italia, è questo scontro che abbiamo con un riconoscimento vero e un'accettazione della disciplina, ovvero passare dall'essere ad essere una cosa più stabile, più riconosciuta dalla massa, fondamentalmente, perché a livello giuridico-burocratico in realtà noi siamo
inquadrati all'interno dei eventi sportivi, all'interno della federazione, c'è tutto un dibattito su questa cosa. Comunque quello che ci interessa a noi anche adesso, cercare di allargare quello che stiamo cercando di fare adesso, è cercare di allargare anche un pochino gli orizzonti della nostra città, portare le persone a... Ci siete? Io sì. Ti sento. Ah, eccoci. Ecco, adesso siamo tornati. Dicevo. Mi ha cacciato? Sì, cioè, almeno c'era tutto il mondo. Vabbè, riprendo, non è un problema. Riniziamo. La situazione sta continuando ad andare tranquillamente, quindi vai. Ok, dicevo, l'intervento che abbiamo appena terminato a Quarticciolo, come dicevo, noi come comunità educante abbiamo preso un'area verde che era in stato di degrado, l'abbiamo riqualificata, abbiamo creato questo parchetto intitolato a Modesto di Veglia, ma noi nello specifico come ADD Roma quello che abbiamo fatto è stato occuparci della parte della progettazione dell'area sportiva, un'area pubblica costantemente aperta, senza nessun tipo di vincolo, senza nessun tipo di chiusura, di gestione fondamentalmente della comunità educante, ma per il pubblico, per gli atleti di parkour, ma in realtà per tutti gli abitanti del Quarticciolo, per la palestra popolare che ci va a fare i corsi di box, per i ragazzi che si vogliono andare a allenare. E quindi, per esempio, adesso noi stiamo provando anche attraverso questo filone di playground, che, come diceva prima Fabio, in realtà non sono una cosa fondamentale a livello dell'allenamento, del nostro allenamento del parkour. Noi possiamo scendere sotto casa e quello che c'è utilizziamo, anzi è ancora più divertente la sfida nel non avere un più divertente e più formativa la sfida del non avere un'indicazione specifica, non avere degli schemi preparati, non avere un controllo a monte di quello che sarà il nostro allenamento, di quello che sarà la nostra pratica, la nostra tecnica. Noi arriviamo in un posto, ci alleniamo e inventiamo ogni volta dei movimenti nuovi, dei movimenti diversi, ok? Abbiamo la massima espressione in questo. Però, per esempio, la progettazione dei playground all'interno dei luoghi che più ne hanno bisogno, quindi per esempio Quarticciolo è un esempio massimo di questo, perché lì in quel posto per noi era fondamentale avere un punto che invece identificasse quella zona come una zona franca, come una zona dove tutti gli atleti erano liberi di potersi allenare senza nessun tipo di fastidio da parte delle migliaia di situazioni che conosciamo delle periferie romane, ma delle periferie di tutto il mondo. Quindi da quel punto di vista, per esempio, siamo ancora, anche noi adesso è una diatriba che... una discussione che portiamo avanti costantemente, che però stiamo provando a sviluppare su tutti i campi di gestione. Sì, continuare a vivere l'allenamento nella nostra città, nelle periferie, attraverso le opere architettoniche e urbanistiche che già ci sono, quindi vivendo veramente la città e ritrasformando, ripensando anche la città, ma anche cercando di creare magari degli spazi ad hoc che quantomeno per l'inizio della pratica, quantomeno possano aiutare i ragazzi e le ragazze, i praticanti, e soprattutto aiutino un riconoscimento generale di quello che è la disciplina del parkour. Quindi una sorta di lascia passare del tipo: ah, se quei ragazzi sono i ragazzi che fanno parkour e le ragazze che fanno parkour alla struttura, se stanno sotto casa mia questa volta non fa niente, magari non li caccio via, capito? Quindi questo è un altro tipo di percorso di riconoscimento e accettazione che stiamo cercando di fare come associazione attraverso il lavoro in periferia su più campi, insieme a tutto il resto che stiamo cercando di fare. Stiamo cercando comunque di creare partecipiamo, Fabio nello specifico partecipa, ma sotto tutti noi, sotto il consiglio di tutti noi di ADD Roma partecipa al Comitato Nazionale che sta riscrivendo, sta ridando nuove indicazioni in generale al movimento del parkour italiano. Partecipiamo comunque, stiamo cercando comunque di creare attiva sempre e mantenere una rete di contatti e di collaborazioni con tutte le altre realtà nazionali con cui siamo non solo colleghi, ma anche amici, in modo tale da poter creare un network, una rete più forte, più presente sul territorio, che abbia una voce, una portanza più forte, proprio perché, ripeto, crediamo molto, molto in quella che è la potenza educativa di cui parlava Fabio prima della disciplina, e in quelli che sono i valori che la disciplina trasmette intrinsecamente. Perché alla fine
alla fine del discorso, alla fine della fiaba, il parkour non è nient'altro che trovarsi davanti a un ostacolo mentale o fisico che sia e studiare, avere la forza di mettersi a cercare di migliorare, trovare gli strumenti per superarlo, imparare a gestirlo, imparare a gestire il rischio, imparare a gestire la paura. Questo è uno dei, secondo noi, dei più grandi insegnamenti che si possono dare, soprattutto alle generazioni che si stanno formando, agli adolescenti, ai preadolescenti, ma anche ai più grandi che frequentano i nostri corsi, molto spesso si ritrovano a riscoprire tutto un nuovo range di controllo, di gestione che non hanno mai saputo di avere nel loro arsenale. Questo è il parkour, porsi davanti a un ostacolo e studiare, prepararsi, avere i mezzi per poter affrontarlo, quell'ostacolo, che sia oggi, che sia domani, che sia fra un anno, ma il parkour è quello, è quel tipo di lavoro lì, non è soltanto, poi viene esplicato in quella forma che tutti conosciamo di salto, corsa, arrampicata, mega cose fichissime, perché poi pure noi, cioè, nel senso ci diverte, ci piace, sappiamo, lo facciamo anche proprio perché è super divertente come metodologia, come allenamento, è molto liberatorio, è bellissimo, però è tutto questo grande contenitore. A posto, sì. Grande, Mauri. Allora vi faccio una domanda, ma tutta queste attività, nel senso, come le finanziate? Come rendete sostenibile a livello economico tutto quanto? Ok. Allora, ovviamente i corsi, alcuni corsi sono a pagamento, altri sono fatti gratuitamente per la popolazione, tipo i bambini quarticciolo, molti non pagano. Ma la sostenibilità la cerchiamo di volta in volta, facciamo per dire quando siamo andati a Gaza abbiamo fatto delle cene dove la sottoscrizione era libera e da lì sono usciti e abbiamo portato dei materiali, abbiamo portato delle scarpe, abbiamo portato dei soldi e diciamo questo è uno dei modi. Sì, molto spesso diciamo i corsi tendiamo a renderli i corsi soprattutto, diciamo, per chi se lo può permettere, partiamo dal fatto che cerchiamo sempre comunque di mantenere un prezzo delle nostre attività abbastanza popolari in modo tale che sia accessibile a se non a tutti, a quasi tutti, e quindi quando, diciamo, la situazione lo permette, i corsi vengono sostenuti dai corsisti che pagano il corso, e cerchiamo molto spesso di allenarci all'aperto, preparare i ragazzi all'aperto in modo tale che sia la preparazione sia migliore, perché si preparano a una quantità di sfide e una quantità di situazioni e eventuali pericoli, rischi che devono iniziare a controllare, saper conoscere, vastissima rispetto alla preparazione in palestra. Quindi questo ci permette anche di non avere magari un peso economico per, che ne so, l'affitto di una palestra, di un locale. Quando tutto questo non è possibile, e quindi per esempio come diceva Fabio, i corsi, che ne so, per esempio quello dei bambini a quarticciolo, o anche per esempio l'intervento che abbiamo fatto adesso con la comunità educante, si cercano delle altre soluzioni che possono essere delle raccolte attraverso cene, che possono essere le partecipazioni ai bandi, oppure tentativi di crowdfunding. Noi le proviamo, tutta. Un altro modo grosso, diciamo, per dire quando collaboriamo con delle realtà che se lo possono permettere, tipo appunto Save the Children, esatto. Save the Children si paga le strutture, cioè fa tutto e per l'utenza è gratuito. Purtroppo non è una cosa così frequente, cioè nel senso non capita ogni 2 per 3 che ti dicano oh vieni, apriamo un nuovo corso, però diciamo quando abbiamo la fortuna di che le cose funzionano, vanno avanti, per esempio sia io che Fabio abbiamo lavorato, Fabio ancora ci lavora, io pure per un lungo periodo ho lavorato nei centri di aggregazione, sono momenti in cui si incastrano varie tessere del puzzle e abbiamo la fortuna di poter lavorare
con i ragazzi che ne hanno più bisogno, con i bambini che ne hanno più bisogno, i bambini ne hanno tantissimo bisogno soprattutto. Non capita spessissimo, non capita costantemente, però ogni tanto capita. E poi di nostro stiamo cercando un pochino di anche evolverci, stiamo cercando delle maniere per anche noi, un po' come associazione, evolvere, arrivare magari un giorno a avere una stabilità per poter... Che dici? Dico, è un'autonomia nel proporre delle attività. Esatto, è un'autonomia nel poter proporre anche queste cose già internos, perché è quello che ci piacerebbe fare. No, le cose che in parte già facciamo, però è ovvio. Però magari pagando le persone che lavorano, nel senso, smettendo di fare tutti volontariato. Esatto. E guardate, ragazzi, l'ultima domanda. Avete raccontato in maniera abbastanza egregia qual è la vostra geografia delle relazioni, sia a Roma ma anche al di fuori, perché avete praticamente sottointeso che avete dei rapporti con il gruppo fondatore in qualche modo della disciplina di Parigi, e in più avete parlato di relazioni con tutti gli altri vostri colleghi sparsi in altre città, in altre città d'Italia. Sì, vi sì. volevo chiedere, quali sono i progetti futuri di ADD? Da qui in avanti, da qui al post pandemia, o... a parte le iniziative per il RIF e per il festival, infatti è la prossima, è quella a stretto quella giro, a più breve scadenza. No, diciamo in linea di massima, di tempi parlare di qualcosa di specifico è un po' utopia, però nel tempo stiamo cercando di allargare un pochino il ventaglio di proposte anche a livello proprio concettuale, nel senso abbiamo creato un format di evento che si chiama Around ADD, dove proponiamo delle attività che sono parallele, collaterali, diciamo, alla pratica dell'arte dello spostamento. Quindi abbiamo fatto un workshop sulle verticali, un altro sul barefoot, sull'allenamento a piedi scalzi e via dicendo. Stiamo provando a proporre delle attività in outdoor, in mezzo al bosco, in mezzo alla natura, quindi un po' anche il ritorno alle origini del movimento dell'animale uomo, che, come dicevamo, è oggi io nasco nella città, ma fossi nato nella giungla, il parkour l'avrei fatto lo stesso. Invece del muretto e del corrimano ci sarebbero state le liane e gli alberi. Sì, noi diciamo che comunque abbiamo oltre ai corsi che continuiamo e continueremo a fare costantemente, abbiamo un ventaglio di eventi, che sono questi che raccontava Fabio, gli Around, i Roundup. I Roundup, per esempio, sono degli eventi associativi che noi facciamo gratuitamente per tutti i nostri atleti, perché noi abbiamo corsi sparsi per tutta Roma praticamente, almeno tutta la zona est di Roma, e quindi due volte l'anno facciamo questi mega eventi, mega raduni in cui vengono tutti gli atleti, tutti gli iscritti, in modo tale da potersi conoscere, praticare tutti insieme. E quelli, per esempio, sono eventi che non vediamo l'ora di poter ritornare a fare, post, speriamo a breve, post pandemia. Gli adventure, magari non so se quest'anno già riusciremo, l'anno prossimo stiamo cercando anche di trasformare gli adventure, che sono state giornate spot fino adesso nella natura, in magari una cosa un po' più complessa, quindi un camp o più camp. E poi, diciamo, in linea generale stiamo tendendo, soprattutto negli ultimi anni, a andare verso un po' d'espansione, nel senso stiamo cercando dei modi per trovare una nostra sede fissa, un posto dove poter anche crescere noi come associazione, per poter far crescere la disciplina. Parliamo molto spesso di raduni nazionali, di come si potrebbe arrivare a dare noi come in primis un tentativo di unità nazionale a tutte le varie realtà di parkour che ci sono, che lavorano nel territorio, perché adesso sì, ci conosciamo tutti, cerchiamo di lavorare tutti insieme, ma per esempio non ci sono ancora degli eventi veri a livello di gem, di raduno. Parliamo molto spesso di come magari anche affrontare questo discorso della mercificazione della disciplina, quindi anche quello, per esempio, a noi sarebbe fondamentale avere un posto nostro dove poterci lavorare,
Quindi un po' tutto questo, un po' quello di cui abbiamo parlato prima, quindi comunque continueremo e cercheremo di continuare a portare il nostro lavoro in periferia, sia da un punto di vista proprio di tentativo di riqualificazione dei luoghi dove lavoriamo, perché ci viviamo, ci lavoriamo, non vediamo perché non dovremmo tentare di fare la nostra parte. Stiamo cercando di portare avanti infiniti progetti con i vari municipi dove lavoriamo. Qualcuno va un po' più avanti, qualcuno si ferma, qualcuno non parte proprio. Però questo è fondamentalmente la traiettoria. Un po' sviluppare noi, un po' sviluppare il posto dove viviamo, un po' sviluppare la disciplina, un'espansione, una crescita. Chiaro, chiaro, chiaro. Ragazzi, a questo punto ci siamo. Nonostante le interruzioni varie, siamo riusciti ad arrivare al termine di questa autonarrazione. Io vi ringrazio, ho sbirciato la vostra scheda definitiva per il festival, una gran figata, ma lo sapevo dalla prima telefonata che ci siamo fatti con Fabio, immaginavo che sarebbe potuto uscire qualche roba del genere, una vera bomba. E non vediamo l'ora di cominciare a farlo. No, ma non vedo l'ora, io calcolo starò incasinato sia il 21, il 22, il 23 lì a teatro, però poi una cosa che farò sicuramente andrò a recuperare i vostri interventi e i video di tutte le iniziative vostre, perché è una delle cose che voglio approfondire per prima, cioè l'ho messa proprio in lista. Ci ho detto, adesso ho rigirato già a Fabio la liberatoria su WhatsApp, che per compilarla ci vogliono 37 secondi contati. E se me la mandate il prima possibile, iniziamo subito a lavorare l'audio che mettiamo subito sul sito del RIF. Dopodiché vi manderò le specifiche per in qualche modo mettere per iscritto quello che voi ci avete raccontato. Perché il file che ci manderete poi verrà inserito all'interno dell'Atlante, la vostra, tra virgolette, scheda, e farà parte dell'Atlante delle periferie del primo volume che vogliamo pubblicare a fine anno, intorno a dicembre. Al riguardo, vi servono foto o qualcosa del genere? Allora, le foto sì, ovviamente sì, però allora, per quanto riguarda il file scritto, sono un minimo di 4 pagine, un massimo di 7. Carattere 12, interlinea 1 e 2, vi scrivo tutto. Le foto vanno al di fuori del file che ci scrivete, quindi non vanno conteggiate all'interno delle 7 pagine. Ovviamente per quanto riguarda le foto, alta qualità, alta definizione, non sgranate, non fuori fuoco, non pixelate, insomma. Foto abbastanza professionali, immagino che ne avrete, visto la tua esperienza. E niente, ci siamo. Io vi ringrazio. Grazie a te, Matti. Grazie a te, Matti. Ci vediamo presto. Sicuramente. Ragazzi, buona serata. Grazie mille. Altrettanto. Ciao, ciao. Allora, io sono Viviana e innanzitutto sono piacevolmente contenta di sapere di questa iniziativa, di partecipare a questa iniziativa, perché mi sembra molto utile e necessaria appunto per portare alla luce la complessità di un territorio che viene spesso raccontato in modo stereotipato. Allora, chi siamo? Noi facciamo parte del tavolo interculturale di Torre Angela, conosciuto anche come TITA. E già il nome indica lo scopo dell'associazione e il luogo, quindi parliamo di una realtà che si occupa di intercultura e nello specifico il riferimento al territorio di Torre Angela. Infatti il TITA è un'associazione che a livello generale cerca di favorire l'incontro tra persone appartenenti a regioni, popoli, culture, fedi diverse e di promuovere la conoscenza e il rispetto delle diversità, con una particolare attenzione ai temi della salute, della scuola, del lavoro e della famiglia. E il tavolo interculturale prende avvio nel 2006 con incontri mensili e a partire dalla realtà di Torre Angela, appunto un quartiere che diventa sempre più multietnico, quindi si sviluppa proprio con questo cambiamento che affronta il quartiere. E gli incontri in particolare si svolgono ogni primo lunedì del mese, ci incontriamo alle 20 nei locali del Parco Pubblico Calimera che si trova proprio a Torre Angela in via Torre Nova.
E quindi appunto, oltre agli obiettivi generali, poi ci sono obiettivi specifici legati proprio al territorio, no? Al fatto che è un'associazione che opera da 10 anni nella Borgata di Torre Angela, che è caratterizzata al momento dalla presenza di più di 70 etnie. E quindi proprio a livello locale ha lo scopo di favorire lo sviluppo di una maggiore sensibilità delle persone appunto che vivono il territorio, sia rispetto alle problematiche che rispetto alle ricchezze che la convivenza tra molte etnie portano. E, però anche a livello poi più generale, a un livello successivo, il tavolo interculturale cerca di discutere tematiche legate all'inclusione in tutte le sue sfumature e quindi anche di ragionare insieme su quello che significa l'incontro con l'altro, di organizzare gli eventi di sensibilizzazione, di incontro fra persone di appartenenze diverse e anche di fare rete con le realtà del territorio, proprio per offrire attività e servizi. Infatti facciamo parte del progetto Parco Vivo, che raccoglie altre associazioni del territorio che svolgono le attività all'interno appunto delle strutture del Parco Carimera di Torre Angela. E ora lascio la parola a Kingsley, che invece ci racconterà un po' come nasce il TITA e quali sono le ragioni del nostro incontrarci. Grazie Viviana, grazie anche a Mattia che con la tua associazione ci date questa possibilità di raccontare la nostra storia, perché noi abbiamo sempre impegnato in questa cosa di raccontare, che tramite raccontare riusciamo anche a arrivare a tante persone, anche farle capire l'importanza di quello che facciamo. Dunque, come ha detto Viviana, che ha fatto un quadro generale, TITA nasce nel 2006. Già nel 2005, anzi un po' prima, 2004, c'erano un po' delle richieste nel territorio di Torre Angela, un posto dove incontrarsi a discutere dei problemi del quartiere, problemi di commercianti, ambulanti, problema urbanistica e quant'altro. L'immigrazione, forse l'integrazione, si pensava un po' meno. Poi nel 2005 il Comune di Roma, tramite il municipio, ottavo municipio, ex ottavo municipio, ha dato un affidamento alla cessione d'acqua, la gestione del parco Calimera, che sta una via che si chiama Via di Calimera. Allora questa associazione ha intrapreso proprio questa responsabilità di rendere il parco vivibile al quartiere, però non poteva fare tutto da solo, cioè da sola. Allora, nelle persone della, diciamo, la dirigenza, Luigi Cassela, Carlo Fardi, se mi ricordo bene, Mario, mi ricordo il cognome, forse Chiara ricorda il quadratore. Manoni. Ecco, sì. E poi Roberto Papaliscia hanno cominciato a girare nella zona a chiedere le persone, cioè opinione, come si può fare. C'erano due problemi, questa, dicevo prima, dei commercianti, poi il problema urbanistico, tipo le strade, le vie. Poi mano a mano aggiunge anche questo problema dell'integrazione, della convivenza con gli stranieri. Io mi ricordo, faccio una riflessione veloce, io vivo da questo, diciamo, questo territorio, che adesso si chiama Sesto Municipio, dal 94. Da 94 che vivo qui, ho la mia famiglia qui, mia moglie e 3 figli. Sono tutti italiani, anche io sono italiano,
Infatti sono molto orgoglioso di raccontare questo, di fare parte della, del TITA e raccontare questa cosa. Mi ricordo che negli anni 80, se non mi ricordo bene, 84-85, venivo in questa zona, Finocchio, a visitare i miei paesani. Scusate che non ho detto prima, adesso sono d'origine nigeriana, sempre cittadino italiano, però d'origine nigeriana. E i miei paesani nigeriani che vivevano in questo territorio erano pochi, pochissimi. Mi ricordo che prendevo il tram. Allora, mano a mano che arrivavano gli stranieri, arrivavano anche parecchie persone da altre regioni d'Italia, dalla Campania, Abruzzo, Marche, no? Poi mischiandosi con questi altri immigrati che non erano italiani, no? Nigeriani, marocchini, e altri cittadini maghrebini, cinesi. E poi si cominciava a parlare anche della integrazione. Allora, quando sono venuti queste tre persone che ho nominato, Luigi, Carlo, no, anzi quattro, Roberto e Mario, hanno cercato un rappresentante delle comunità straniere e non so chi me l'ha mandato. All'epoca abitavo a Torre Angela, adesso vivo a Borghese, che non è molto lontano, e mi hanno contattato, non so, qualcuno l'avrà detto di me, qualcuno lì avrà parlato di me perché ero uno dei candidati alle elezioni dei consiglieri aggiunti del mio municipio, che era stata svolta la prima volta nel 2004, mi ero candidato, però avevo perso. Allora mi ero rimboccato le mani, come si dice in italiano, a lavorare per le prossime elezioni che doveva venire dopo 2 anni, perché si faceva l'esperienza ogni 2 anni, la delibera era così. Allora magari giravo e poi hanno parlato di me, allora hanno cercato, dico, vabbè, vanno a parlare con un rappresentante delle comunità straniere. Sono venuti da me e mi hanno chiesto, guarda, noi stiamo cercando qualcuno che può collaborare con noi per creare questo tipo di ambiente dove si può incontrarsi e discutere. Mi ricordo veramente quello che mi hanno detto, perché rimane sempre nella mente ogni volta che penso di questa cosa. Diceva Luigi, ma ormai condividiamo tutte le cose in questo territorio, le strade dove vai tu con la macchina tua, le passo io. E secchi di Monnesa, tutti buttiamo la Monnesa, no? Dentro stessi secchi, non è che ci sono i secchi per i migrati, poi per l'italiano, per l'abruzzese, per... no. Noi condividiamo tutte queste cose. E allora, perché ci dobbiamo sentire uno lontano dall'altro? Dobbiamo anche cominciare a avvicinarci, a capire come dobbiamo usare pacificamente queste risorse. Mi ricordo bene questa cosa. Allora mi ha chiesto, ma tu piaceresti raccontare la tua esperienza di immigrazione, intercultura, integrazione, anche la politica a noi? No, sì, perché no? Anzi, mi piace, perché così mi dà anche la più visibilità per le mie prossime, diciamo, la mia prossima campagna elettorale, perché devo ricandidarmi, voglio provare, ma rivincita, diciamo. E allora mi hanno organizzato un'intervista e sono venuti, mi sa, Messaggero, giornalisti, mi hanno intervistato. E poi così via. Dopodiché mi hanno invitato ancora di venire al Parco di Calimero, Parco Calimera. E poi lì abbiamo cominciato a ragionare sull'altro aspetto dei problemi, che non sia solo commercio, urbanistica, si è aggiunto anche questo problema dell'integrazione. Ecco, così diciamo che è nato Tavolo Interculturale. Ora io ho un documento che ho ripescato qui, si chiamava veramente Tavolo Sociale Interculturale di Torre Angela. Poi piano piano abbiamo cambiato il nome, abbiamo tolto sociale, abbiamo lasciato solo Tavolo Interculturale di Torre Angela, TITA. Perché avevamo intrapreso parecchie cose, sociale, cultura e quant'altro. All'epoca volevamo fare una cosa alla grande. Mi ricordo, poi mi hanno chiesto delle associazioni che posso, perché non bastava. Questa era l'esperienza che ha iniziato l'acqua che è capofila, come ha detto prima Viviana.
l'acqua e poi tavolo interculturale Titta. Eravamo solo noi due. Le altre associazioni c'erano, però non erano molto partecipanti. No? C'era anche Chico Mendes che partecipava, però su questa cosa che abbiamo intrapreso noi, eravamo solo noi, tavolo interculturale. E abbiamo cominciato, poi mi hanno chiesto, ma altre associazioni non le puoi far venire perché non ci basta due associazioni? Allora, sì, come no? Allora ho fatto venire sicuramente le associazioni che mi erano più vicine, una associazione nigeriana che appartengo io, si chiama Owere, che ancora partecipa, era la prima associazione a venire a fare questa esperienza con noi. E poi dopodiché sono venuti donne Igbo, che sono tutte le donne dell'etnia Igbo della Nigeria, che vivono a Roma, però si dice Roma Lazio, però maggiormente a Roma. E poi dopodiché sono venuti altri, sempre tramite me, i marocchini, comunità marocchina, camerunesi, e poi ecuadoregna, no, non è ecuadoregna, peruviani, però il peruviano non ho portato io, mi sa che era Lorenzo che l'ha portato, nella persona di Carlos, Giancarlo, che è diventato, a certo punto è diventato anche il presidente di Tita per qualche tempo. Ecco, questa è una cosa anche bella di questa associazione, che non lo so se riusciremo a raccontare tutto perché la storia è tanta. Allora, così abbiamo cominciato a ragionare su queste cose, poi abbiamo sviluppato questa idea, questa come si può dire, questo bisogno, questo hungry, dico in italiano, in inglese, hungry, della fame di esporci, di farci conoscere, di fare le cose. Quello che riuscimo a ragionare su diciamo, problemi generici anche quotidiani, abbiamo cominciato a fare questa quello che si chiama adesso un parco vivo, mi ricordo che l'avevo anche chiamato, oddio, come mi ricordo, festa intercultura, ecco, c'è scritto qua, festa intercultura, era la prima e la seconda, 2007-2008, e poi dopodiché abbiamo cambiato. Quell'epoca era Giancarlo Martinese, che era il nostro presidente. Perché guarda, dalla nascita di questa associazione, quella è la cosa che mi piace molto. Non abbiamo mai fatto storia di troppa formalità, perché non ci vuole. Non eravamo manco registrati, vero Chiara? 2 anni fa ci siamo stati costretti di registrarci come un'associazione all'Agenzia delle Entrate. Lavoravamo così, funzionavamo così, senza essere registrati, senza avere un presidente che magari alla fine del suo mandato non voleva andare via, oppure scandalo di chi tiene i soldi. Non avevo mai avuto queste cose, avevo sempre lavorato con la fiducia. Ecco, questo era la Tita. Allora, abbiamo deciso tra di noi di non essere influenzati, questa è una cosa bella, dai politici. Non volevamo politicizzare questa cosa, volevamo rimanere indipendenti, non essere di questo partito, quello partito. Quando arriva l'elezione vai a votare, ti pare a te, non ci interessa niente. E questa è una cosa molto molto bella di questa esperienza. Allora, che cos'è? Questa era la nascita di Tita, per poter affrontare questi problemi, perché quello che diciamo sempre, chiamiamo i luoghi, i comuni, è una cosa che era cominciato prima, poi a un certo punto stava per esplodere. Penso e sono convinto, con l'intervento di Tita siamo riusciti a calmare le acque, perché abbiamo fatto che racconterà Chiara dopo, abbiamo fatto delle manifestazioni, che abbiamo invitato tutti, l'associazione, le comunità, stranieri, italiani. Si è parlato, abbiamo cercato di aprire un po' gli occhi delle persone. Allora, questi luoghi comuni erano iniziati molto tempo fa. Allora, che cos'è che Tita voleva fare? Non soltanto discutere dei problemi tra italiani e stranieri, che è il problema dell'integrazione. Perché c'è chi dice integrazione, chi dice interazione, chi dice intercultura, chi dice
cioè ci sono tanti nomi, non mi ricordo tutti i nomi, però lo sappiamo di che cosa stiamo parlando. Allora si comincia a ragionare su queste cose, come si può mettere le persone insieme, le comunità insieme, le persone insieme di diverse religioni, credenze, opinione politica, cultura diversa, e mettere insieme sia italiani che stranieri, tra di loro. Ecco, è quello che ha fatto sempre, mettere insieme e discutere per poter capire veramente quello che vogliamo costruire. Però nel facendo questo abbiamo sempre incontrato questi problemi. Sono tre problemi che ho notato qui. Cioè, come si può dire, la paura del popolo italiano. Quella paura è rimasta sempre, però molto meno adesso. Perché abbiamo individuato questa paura prima. Oddio, quello è nero, quello è diverso, quello è colorato, né italiano. Come si comporterà nel nostro quartiere? Perché si dicevano un sacco di cose. Se vedevano uno straniero che buttava magari una busta di monnesa per terra, non dentro secchio. Ah, oddio, e questo è così che fanno tutti stranieri. Invece non è vero. Questi sono i luoghi comuni che diciamo sempre. Poi un altro problema che abbiamo trovato era il problema anche dei stranieri. Comunque non era facile anche per chi intraprendere questa cosa, sia persona come me o Chiara che italiana, perché gli stranieri, qual è il problema? Hanno sempre avuto, anche sempre un po' meno adesso, è il problema di ritrovarsi. Quel poco tempo che avevano, devono cercare di avvicinare i loro paesani. Allora c'era questa omogeneità degli interessi, no? Dell'intenzione. Allora forse non c'avevano tutto quel tempo per pensare che cos'è l'integrazione. Qualche volta ti parli, ma che cosa devo fare io? Io lascio che mangio, no? Per esempio faccio un esempio con le cose nigeriane, no? Io mangio cassava, no? Cassava è un tipo di tubero che si pesca da sottoterra e poi si trasforma, diventa farina, diventa quello che può diventare da mangiare. Magari lascio la mia cassava e poi comincio a mangiare la pasta da così a così. Mega è facile per me, devo dare un po' di tempo, cioè per dire, no? Allora c'era anche questa cosa. E poi la stessa cosa che abbiamo incontrato è l'indifferenza di tante persone, specialmente i politici, no? Che non facevano attenzione, non fregava niente, basta che fregano Peter per pagare Paolo, no? Se possono permettere una cosa agli italiani, anche se non possono fare, per mettere in difficoltà lo straniero lo fanno subito. Allora c'era troppa propaganda che ancora continuano comunque. Allora dobbiamo confrontarci con questi problemi, però siamo sempre riusciti. Allora io veramente non so se ho detto tutto quello che vorresti sentire, Mattia, però quello che volevo concludere con poi lascio parola a Chiara, così ci racconta dell'attività che abbiamo sempre svolto in quel posto. Allora io penso che veramente per arrivare a quello che noi abbiamo chiamato da un incontro che abbiamo avuto nella parrocchia di Toriangela, dove abbiamo presentato questo problema dei luoghi comuni che dobbiamo mettere a parte e poi per arrivare a un luogo comune. Allora, per arrivare a questo, penso che è la ricerca di Titta, no? Per arrivare a questo, che cos'è questo luogo comune? Il luogo comune è un luogo dove ragioniamo tutti, no? Una sana convivenza, una avvicinanza uno all'altro, una avvicinanza per capire che cos'è la intercultura, per capire che cos'è la convivenza sociale, per capire che cos'è la ricchezza delle culture, perché se uno è bianco, quell'altro è rosso, quell'altro è giallo, è una ricchezza enorme che si può sfruttare bene bene. Allora, dobbiamo anche condividere i problemi, non soltanto la ricchezza, i problemi, come dicevo prima, la monnezza, la sporcizia,
e i Rom, e sono problemi di tutti. E questi problemi vanno condivisi, vanno anche distribuiti. Come? Quando metteremo insieme a ragionare, ecco, mi sa che quello che ha cercato sempre Tita, e sta riuscendo, perché quell'anno che stava scoppiando l'integrazione, il problema dell'integrazione dell'immigrazione nel quartiere di Torre Angela, abbiamo fatto, in ricordo Chiara, che abbiamo fatto quel match, no? E abbiamo fatto una manifestazione, che abbiamo camminato tutta la via di Torre Nova. E guarda che non è una cosa poca quella, la gente hanno sentito la nostra voce, che parlavamo ad alta voce con altoparlante, hanno sentito, hanno ragionato sopra. E poi io mi sono impegnato nel mio periodo, che ho fatto consigliere aggiunto, parecchi che ho raccontato, quello che non ho raccontato. Mi ricordo una volta che la consigliera dei 5 Stelle, prima di essere eletto, c'erano due locali che volevano chiudere, uno era di un nigeriano e quell'altro locale era di un'altra persona. C'era un casino, le polizie stavano per fare le botte. Allora ho detto, io sono il consigliere aggiunto, sono arrivato, mi fate capire quali siano i problemi. Guarda, io non vi voglio raccontare quello che è successo, ma dopo che ho parlato, il signore di fronte, che dice che qui c'è Clau, fanno rumore tutta la notte, ha detto, da quando è iniziato sto problema nessuno mi è mai venuto a parlare. Allora vedete che tante volte il problema è anche di calmarsi, a capire qual è il problema, che tante volte non abbiamo questa pazienza e fare una cosa del genere. Allora quel cammino che abbiamo fatto dall'inizio, non so, mi ricordo, a Paco Calimero, fine, non ricordo dove siamo arrivati, e ha servito molto, più altre cose che abbiamo fatto. Allora che cos'è che stiamo cercando di fare con Tita per arrivare a questo luogo comune, dove veramente c'è una condivisione anche della felicità, perché dobbiamo essere tutti felici, dobbiamo essere tutti felici di quello che facciamo. Io esco, vado a lavorare, monto sull'auto, vedo un italiano che creiamo, e poi ci sono i problemi di tutti i tipi, si può sempre affrontare. Non direi che i problemi non ci saranno, perché anche nelle famiglie, nella mia famiglia, c'è un problema che devo risolvere, ma io non ho nella sua famiglia, immagina un po' fuori, i problemi ci saranno sempre. Però che queste indifferenze, diciamo questi luoghi comuni che diventano una cosa del passato, diciamo bye bye ai luoghi comuni e cerchiamo di creare un luogo comune per tutti. Ecco, mi fermo qua, grazie per la possibilità. Mattia, sta finendo il tempo, che facciamo? Usciamo e rientriamo quando finisce? Esatto, ma lo facciamo subito, conviene che lo facciamo. Conviene. Così sì. Chiara inizia subito. Esatto, e andiamo diretti poi con qualche eventuale domanda. Allora, okay. Termino e vi rinvio il link. Va bene. Ok. L'associazione 21 luglio, Jamila è una donna rom di provenienza jugoslava che lui ha sposato e con cui abbiamo fatto un'intervista. Questo libretto l'abbiamo presentato nella scuola Basile e poi anche in trasmissioni radiofoniche, e un po' dove ci hanno chiesto di presentarlo, e lo abbiamo distribuito, lo abbiamo però sovvenzionato con i nostri soldi, per cui le copie adesso sono finite, insomma, ce ne abbiamo una ciascuno. E Luigi Ciotti scrive nella prefazione: la conoscenza è antidoto potente rispetto al pregiudizio e alla paura. Si ha indifferenza per ciò che appare come distante, non necessariamente per ciò che o per chi sembra diverso. La vita di ciascuno, quale che sia la sua provenienza ed etnia, contiene verità e dignità intrinseche, in grado di avere ragione di ogni pregiudizio. Saranno i bambini a educarci e ad aiutare genitori anziani a superare distanze e pregiudizi, loro che già nelle scuole vivono serenamente senza timore la diversità del compagno di banco, da cui imparano suoni, colori, sapori di altre terre.
ricambiandoli con i propri, scambiando riferimenti e curiosità. E questo, io sono un insegnante, lo vedo veramente giornalmente nelle scuole. Io lavoro alle medie, ho lavorato a Ponte di Nona, adesso lavoro qui a Colle Prenestino, e veramente i ragazzi non fanno proprio caso al colore della pelle, al nome diverso, credo che non percepiscano neanche la diversità dei nomi. E, o sono amici o magari si sono antipatici tra loro, ma a prescindere dalla provenienza. E mi pare che la situazione rispetto al 2009-2010, appunto quegli anni lì, sia anche migliorata rispetto ai pregiudizi che si sentivano anche a scuola, perché venivano dagli adulti. Adesso mi pare che certi luoghi comuni non circolino più tanto come circolavano all'epoca. E penso che ho detto, diciamo, alcune delle attività che abbiamo fatto. E, ecco, sì, forse un'altra, l'ultima cosa, abbiamo organizzato dal 2014 al 2019 un corso gratuito di italiano per migranti, sempre al parco, due volte a settimana. E, all'inizio persone che facevano parte del tavolo interculturale e alcuni volontari, poi a un certo punto sono stati coinvolti dei ragazzi giovani di Torre Angela, universitari, che hanno organizzato benissimo il corso. È un corso per pochissime persone, veramente i numeri erano bassissimi, 8, 10 persone, 12 persone, a volte 5 persone, perché prioritaria era la relazione tra chi insegnava e chi imparava l'italiano, ma anche tra le persone dei diversi paesi che si incrociavano proprio lì al parco, per cui alla fine concludevamo sempre con una cena insieme. Vorrei terminare il mio intervento con una frase che abbiamo scoperto facendo il libretto, che è un proverbio afghano, che mi sembra proprio dica qualcosa di ciò che ci muove come tavolo interculturale. Le montagne non possono mai raggiungersi, scusate, nonostante la loro grandezza, gli uomini invece sì. Scusate la commozione, ma diciamo che mi rendo conto, parlando del tavolo interculturale, che per me è stata una ricchezza enorme, che non mi sono guadagnata, ma che ho trovato a Torre Angela già iniziata e a cui ho partecipato veramente molto contenta, di ricchezza che poi si riverbera anche a scuola, insomma, nelle relazioni che posso partecipare con gli altri. Guarda, in realtà io, Chiara, avrei un paio di domande da farti. Tutti questi progetti che mi hai elencato, come sono stati finanziati? Nel senso, come rendete sostenibile dal punto di vista economico l'operato del TITA? No, allora, intanto intanto sono a costi bassissimi, perché si tratta di fotocopie, roba di cancelleria quando facciamo dei manifesti, ce li produciamo da soli, scriviamo noi le cose, oppure dei lenzuoli abbiamo fatto con il titolo di manifestazioni, per cui è autofinanziato, cioè mettiamo insieme i soldi che servono quando dobbiamo fare qualcosa. E abbiamo ricavato qualcosina dal libro, perché abbiamo diciamo, quando lo abbiamo dato era gratuito, però chi voleva poteva mettere un'offerta, e quindi abbiamo qualcosa un po' dal libro, ma erano tutte offerte libere, non l'abbiamo venduto, infatti non c'è un prezzo di copertina. E quello lì ce lo siamo autofinanziato, e poi se qualcuno ci dà qualcosa lo accettiamo, insomma, se non ci impegna, però. Nel senso che noi continuiamo a essere indipendenti, liberi, non riceviamo finanziamenti. Ecco, questo è adesso che ci sto arrivando dalla tua domanda. E non abbiamo mai voluto trasformarci in una cooperativa, non abbiamo mai voluto entrare dentro tutto il sistema di progetti e fondi a progetto, perché un po' ne conosciamo i meccanismi, che a volte sono talmente stritolanti che fanno un po' deviare il progetto che un'associazione vorrebbe fare.
quindi proprio coscientemente ogni tanto si è presentata questa cosa perché qualcuno che faceva parte del tavolo interculturale ha provato a proporre di fare qualcosa finanziato con fondi pubblici o privati, ma noi abbiamo sempre deciso alla fine, dopo anche diverse discussioni, che non avremmo accettato questo, quindi non... ci autofinanziamo se vogliamo dire così. Ok, mentre invece volevo sempre chiederti, invece progetti futuri da qui in avanti o cose che state portando avanti in questo momento? Allora, adesso siamo bloccati un po' come tutti, però non abbiamo smesso di incontrarci, purtroppo lo facciamo online, non al parco, perché non sono permesse le riunioni e il parco, i locali del parco sono chiusi. Però non ci siamo fermati, per cui nelle nostre riunioni ultimamente abbiamo ospitato un rifugiato politico egiziano che conosce Viviana, che ci ha raccontato un po' la situazione in Egitto, politica in Egitto, e Viviana stessa, che diciamo, si occupa di dialogo interreligioso con l'Islam, ci ha raccontato un po' l'Islam in Italia e a Roma in particolare. Quindi in ogni riunione cerchiamo di approfondire qualcosa che abbiamo letto oppure che abbiamo ascoltato. E per ora attività non ne possiamo fare, insomma, per le persone. Abbiamo giusto realizzato un piccolo video che però mi hanno sconsigliato da farti vedere, perché da mostrare, perché l'audio è molto basso, però un piccolo video di presentazione del tavolo interculturale. Invece volevo chiederti questa domanda, ovviamente potete rispondere tutte e tre, insomma, è una domanda abbastanza ampia. Qual è la rete di relazioni nel quartiere? Nel senso, voi avete parlato anche di altre associazioni con le quali interagite, interloquite, ecco, quali sono queste associazioni e qual è quindi la geografia della vostra rete di rapporti? Intanto siamo aperti, per cui se veniamo raggiunti da qualcuno, come con voi è successo, insomma, ci possono venire a trovare. Allora, intanto facciamo parte delle Torri in Rete, sono associazioni che sono nel territorio, tra cui appunto l'associazione 21 Luglio, che è un po' la capofila in fondo, e fa parte di questo, di Torri in Rete, anche una parte di antropologia di Tor Vergata, dell'università, perché c'è un professore, si chiama Vereni, che fa parte, e altre associazioni del territorio, Borghesiana. E poi qui a Torre Angela Cicomendes purtroppo non sta lavorando adesso, non si stanno incontrando. Le associazioni nigeriane ci sono, Tisli forse ce lo può dire con più precisione, mi pare sono rimaste due associazioni nigeriane che fanno parte del Parco Vivo, e le associazioni del Parco Vivo si incontrano una volta ogni mese, proprio per fare un cammino comune, altrimenti ciascuna farebbe, diciamo, il proprio senza interagire con gli altri che occupano i locali, no? Invece ogni mese c'è un incontro a cui partecipano i rappresentanti delle diverse associazioni, ed è stato un cammino anche interessante perché non è sempre stato facile la comunicazione e l'interazione tra alcune associazioni, non tutte, e le associazioni nigeriane, proprio per le diversità, però è stato molto interessante e importante, ci ha molto arricchito questo doverci confrontare con questa diversità. E, ecco, abbiamo ultimamente proprio con l'associazione 21 Luglio abbiamo fatto diverse cose, tra cui due anni fa, all'ultima festa del parco nel 2019, la biblioteca vivente, e Carlo Stasolla ci ha dato questa idea, per cui avevamo trovato persone di diversi paesi, tra cui Kisli per esempio, che raccontavano il loro viaggio di migrazione e le motivazioni di questo viaggio, che poteva essere anche un viaggio non di migrazione ma all'estero, e ogni persona era un libro vivente che era in una postazione del parco, e chi voleva poteva andare ad ascoltare la storia. È stato molto bello perché facilmente le persone si sedevano e ascoltavano, e appunto l'abbiamo fatto insieme con l'associazione 21 Luglio, che ci ha dato l'idea. Poi non so se Kisli vuole...
Mentre invece ti volevo chiedere, a prescindere dal quartiere, con tutte le altre realtà di Roma, invece? E per qualcuno di noi che conosceva qualcuno, poi lo ha invitato al tavolo interculturale. Per esempio, uno di noi si chiama Lorenzo, conosceva la realtà di San Gallicano, e quindi abbiamo collaborato con loro. A volte lo abbiamo cercato l'incontro, cioè abbiamo sentito di qualche associazione e abbiamo, per esempio, il CIES, è una mia collega, è la moglie di una persona che lavora al CIES, quindi l'ho conosciuto io e l'ho portato al tavolo interculturale. Sempre, sì, diciamo che negli anni, no, anche per necessità di approfondimento, di riflessione, ragionamento sulle tematiche del TITA, comunque si sono incontrate diverse realtà, no? Il CIR, il Centro Stalli, anche tutte realtà che lavorano nell'accoglienza, che insomma sono a contatto con le tematiche di cui si occupa il tavolo interculturale. Ecco, un valore aggiunto che mi sembra una cosa molto preziosa, una delle cose preziose del tavolo interculturale, è che abbiamo sempre chiesto questi interventi, queste visite oppure attività fatte insieme a costo zero, proprio perché noi non abbiamo dei finanziamenti, non abbiamo mai potuto pagare qualcuno per venire a parlare. Ci sono venute persone anche da fuori Roma a parlare oppure a qualche incontro, come Gianni Tognoni, per esempio, che è il segretario del Tribunale dei Popoli, nella Associazione Basso di Roma, e lui gira il mondo, è venuto a Torre Angelo, l'abbiamo chiesto, ma ti veniamo a prendere perlomeno alla fermata della metro? No, vengo da solo, venuto da solo con i mezzi pubblici, una persona anziana anche importante, perché penso che questo sia anche un valore aggiunto, le persone rispondono molto bene, gratuitamente sono venuti tutti. Uno pensa sempre che deve pagare, no, per far partecipare il gettone di... Invece no, cioè hanno partecipato tantissime persone gratuitamente. Chiaro, chiaro. Io ho finito le domande e vi ringrazio.